stavo aspettando qualche domanda perché saremmo realmente è quello che mi ha sorpreso di più perché è veramente tantissima. A parte io direi la fame di calcio, non lo so se è quello del calcio vero, il calcio che era arrivati. Che abituato mancava, Perugia, perché certo. io Perugia ero venuto quando c'era Liverani, Blassi, Squadroni in Serie A. Anche in Serie B ho giocato con bellissime squadre, contro bellissime squadre, quindi trovare tantissima gente con questa voglia che ti trasmette che a volte noi dobbiamo essere bravi a controllarci in campo e non far fare a Farcinelli 40 metri indietro che si strappa perché deve stare fresco, perché la gente ti porta a fare questo. È il dodicesimo in campo, è veramente bellissimo perché ti dà voglia, ti dà la grinta e ci ha fatto pareggiare la partita contro Vicenza, Devi saper gestire però. infatti, devi saper gestire quando c'hai troppa foga, ma veramente devo fare i complimenti ai tifosi del Perugia, a tutti quanti, a chi va in campo, perché veramente ci porta, ti dà quella carica che veramente ti fa fare quei 15-20% in più perché sono tanti, io, ieri pure c'è una marea di gente, devo fare i complimenti, sono più di 10.000 tutte le partite in casa, io non lo so quanti, ma 13-14 mila, sono è tanti, quasi del sempre Serie uno B dei sono primi tanti, pubblici della anche Serie B. fuori perché a Spezia era Sì. E impressionante la gente che c'era, quindi ci troviamo in casa anche fuori. Quindi. spesso supera molti stadi di Serie A in quanto pubblico Sì, totale lo so. presente. In quali altre città avevi trovato tanto calore? Devo dire che non posso parlare che la gente di Lecce non vada perché a Lecce se, i primi anni andavano in 20-25 da pieno, dopo è andato a calare. Però parlavamo di Serie A, anche a Perugia Serie ci sono state A, in Serie quelle B i cifre. primi anni anche, portavano tantissima gente, però le piazze del sud, infatti qua sembra una piazza del sud d'Italia di anni vecchi, diciamo. E dopo no, non credo che sia imparagonabile a quello che trovi in questo campionato, anche in Serie A, perché ci sono tante squadre Serie A che non portano questa gente in campo. Ci raccomandiamo.